Ci stiamo collegando, siamo in arrivo. Bene, siamo in arrivo. Non ancora? Sì, risulti in diretta, ma ancora non vedo. Siamo in diretta, ma con una certa difficoltà, siamo leggermente farraginosi, siamo un po', come dire? Scrocchiolanti. Scricchiolanti. Vai, sei in diretta. Allora, siamo in diretta, amici, benvenuti a tutti come al solito a questo piccolo appuntamento che sta diventando un momento abbastanza, il mercoledì del priore, stanno diventando un momento in cui ci si ritrova tutti davanti al computer a scambiare quattro chiacchiere su questo argomento, pizza così multiforme, versatile, cangiante. Allora ragazzi, stasera parleremo di un argomento poco sfruttato secondo me, e invece ingiustamente, perché secondo me è il cuore di tutto. Parliamo della progettazione dell'impasto. Prima di tutto io mi continuo a presentare perché non tutti mi conoscono, e qualcuno magari, Porello, si trova di fronte a me per la prima volta. Mi chiamo Ettore, sono il priore della confraternita della pizza e mi diverto come voi, forse anche un po' di più di voi, a fare pizze, a fare cose strane, a divertirci. Tra l'altro ragazzi, stiamo preparando delle novità per settembre, ma davvero mondiali, veramente mondiali, quindi state collegati, state connessi, non vi allontanate, divertitevi insieme a noi, ma ci saranno cose molto carine, molto piacevoli, quindi vabbè, state collegati. Tornando a noi, oggi parleremo di un argomento un po' particolare, che è quello della progettazione dell'impasto. È particolare perché? Perché nessuno lo parla, lo tratta. Invece è un argomento fondamentale, secondo me se si fa bene spiega tutto. Io proprio di recente guardavo sul nostro gruppo e vedevo quanto questa cosa sia poco diffusa anche nella mentalità degli iscritti, dei partecipanti al gruppo. C'è tanta gente che dice, io vorrei, mi date un consiglio per una pizza? Mi date un consiglio per una pizza? Cioè, ma io non so manco se vuoi la napoletana, la pizza tonda romana, se vuoi la pizza in teglia, altre idratazioni. Quello che ti piace, non dici niente, vorrei un consiglio per una pizza. Oppure, ho comprato sta farina, dammi un consiglio come la devo usare. Come la devo usare? La devo usare? Devi prima scegliere cosa vuoi, poi magari decidi la farina, ma non il contrario. Comunque, il mondo è bello perché è vario, quindi vanno bene tutti gli approcci alla pizza, non c'è da fare categorie. Però fondamentalmente, se si ha un approccio basato sulla progettazione, secondo me è un fatto positivo, è un fatto che conviene fare. In che consiste la progettazione? Nell'attraversare una serie di passaggi, di domande, che possono essere un classico sì no a risposta diretta, oppure possono essere cose un po' più articolate, che ci portano fatalmente verso un risultato finale, che sarà molto più aderente a quello che noi avevamo deciso di fare rispetto a quello che lo fa per caso. È partita la nostra sveglia. Vi ricordo che noi siamo in diretta, e che vuol dire che se succede una cosa, stiamo arrivando a una telefonata o cosa del genere, chiaramente gli impicci si ripercuotono su quello che stiamo facendo. Allora, progettazione. Da cosa prende origine la progettazione? La prima domanda che ci dobbiamo fare è: che cosa vogliamo fare? È fuori discussione che noi, a seconda di quale sia il prodotto che vogliamo realizzare, dovremo attivare delle procedure, delle tecniche, delle farine, dei prodotti, dei forni, qualunque cosa, le cotture, dei tempi, tutti diversi rispetto a quelli che faremmo se scegliessimo un altro tipo di prodotto. Il che vuol dire, raga, scegliamo per prima cosa fare. Uno, tonda, sì, tonda romana, tonda napoletana, per esempio magari tradizionale, oppure di quelle contemporanee a canotto. Abbiamo un mondo avanti, scegliamo cosa fare e decidiamo. Quindi, una volta abbiamo deciso, per esempio, napoletana tradizionale, facciamo esempio il banale, quella che amo io, quindi banale non è, e chiaramente ne conseguiranno una serie di attività a seguire. La cosa che poi viene dopo è: che caratteristiche deve avere questo prodotto che io ho scelto? Perché, per esempio, io voglio fare una napoletana, ma voglio fare una napoletana alla Michele, o voglio fare una napoletana, diciamo, un po' più tradizionale, voglio fare quella del Vomero, o voglio fare quella giù del centro. Sono due pizze leggermente diverse, lo sapete. La pizza del Vomero è quella leggermente più piccolina, a Vomero stanno i
signori, sanno quelli che i personaggi grossi. Quindi la pizza è in qualche modo curata in maniera un po' diversa rispetto alla tradizionale pizza del centro storico di Napoli, dove invece si prediligeva proprio l'aspetto più basilare, basico della pizza, che era la parte nutrizionale, ruote di carretto, belle pizze grandi, abbondanti, dovevano sfamare, diciamo, le persone. Quindi ecco che anche questo va a incidere sul tipo di prodotto che dobbiamo fare. Che caratteristiche deve avere? Mi piace la pizza avvampata, quella con tanta maco? Mi piace una pizza invece con il cornicione fatto ambrato? Io sono contrario alla maco perché la maco fa male. Ci sono persone che la pensano così, quindi insomma, ognuno individua quelle che sono le caratteristiche che deve avere quel tipo di prodotto. Se vogliamo fare una pizza in teglia, chiaramente dovremo vedere che caratteristiche vogliamo dare alla pizza in teglia. Vogliamo una pizza in teglia molto alta, vogliamo una pizza in teglia bassa e croccantina, perché alcuni la preferiscono così, una pizza in teglia, pizza alla palla dei forni romani, quella stirata, ce ne sono tantissime. Scegliamo bene con attenzione cosa vogliamo e dedichiamoci a fare le scelte successive partendo da queste prime. Aggiungiamo a queste due indicazioni basilari, aggiungiamo quelle che possono essere le caratteristiche personali. Faccio un esempio. Io sono un patito della lievitazione naturale. Io il lievito di birra proprio non lo voglio, non lo voglio sentire perché per motivi religiosi, la famosa religione anti-Ludub, non voglio il lievito di birra e quindi sul lievito naturale. Chiaramente devo scegliere anche in base a questa mia inclinazione. Come pure ho problemi di sale, non posso mangiare molto sale, ho una dieta ipossodica, quindi devo gestirmi un impianto che tenga conto di questa richiesta, quindi me lo devo in qualche modo annotare. Poi si passa alle attività da fare sulla base di queste scelte fatte all'inizio. Una volta individuato qual è il prodotto da realizzare, che caratteristiche deve avere e che accorgimenti specifici rispetto alle nostre esigenze bisogna porre in essere, ecco che conseguentemente avremo tutta una serie di scelte da fare. Esempio, opzione, preimpasti, sì, no, quali? Se noi abbiamo deciso di fare un pane, una baguette, la baguette francese, quella col condimento incorporato, se voi volete la baguette francese, non potete pensare di realizzare qualcosa con la biga, perché la biga fa grandi bolle, la baguette invece è fitta, minuta, sembra schiuma di birra, quindi che dobbiamo fare? Fare più che altro un polish, fare un diretto oppure un polish, che ci andranno benissimo. Con quello noi risolviamo, quindi scegliamo in base a quelle che sono le caratteristiche del prodotto che abbiamo fissato in prima fase. Però se invece noi vogliamo fare una pizza napoletana a canotto, è chiaro che ci rivolgiamo immediatamente verso la biga, è tutto quello che ci dà la possibilità di realizzare tutto quello. È fondamentale, è importantissimo rivolgersi alla biga per realizzare impasti con ampia alveolatura, anche tutta una serie di altre spiegazioni che vedremo dopo, altre caratteristiche. Quindi polish, biga, lievito naturale, lo facciamo, non lo facciamo, anche quello è un preimpasto, lo mettiamo la pasta di riporto, facciamo la lievitazione mista, la famosa nuvoletta, e quella la pizza che vogliamo, una bella napoletana tradizionale classica con una pasta di riporto e lievitazione mista, è quella che vogliamo, se è quella che vogliamo, la pasta di riporto e la lievitazione mista sono perfette. Anche un eventuale autolisi per una serie di problematiche specifiche, possiamo scegliere quale che sia il nostro preimpasto sulla base del prodotto che vogliamo realizzare. Quindi ci annotiamo da tutti. Alzo la voce. Alzo la voce. Sulla base di quei prodotti, di quello che vogliamo realizzare, noi dobbiamo necessariamente prendere atto di quelle che sono la prima decisione da prendere. Preimpasti, sì, no, quale? Quindi mi raccomando, prima posizione da fare è quella. Poi, seconda cosa da valutare, il grado di corda da dare all'impasto. Amici miei, voi sapete, perché siete anche più bravi di me ormai, io vedo le cose in giro, guardate, se avessi fatto queste cose 10 anni fa sarei andato su tutte le prime pagine dei giornali. Siete veramente bravissimi, sono molto molto felice per voi, ma lo dico sul serio, state facendo cose bellissime. Quindi opzione grado di corda, perché è importante? Perché non è uguale in tutti i tipi di prodotti. Se noi volevamo fare, per esempio, una napoletana, la corda, noi amici miei, la corda sarà qualcosa che dovremo tenere sotto controllo e ridurre al minimo. Ne abbiamo parlato in tanti corsi che abbiamo fatto online, di quelli corsi che abbiamo fatto di persona.
Il grado di corda nella napoletana è equivale, più lo aumentiamo, più ci avviciniamo alla gomma. Quindi è ovvio che dobbiamo stare attenti e ridurre al minimo la quantità di incordatura per la pizza napoletana. Al contrario, viceversa, viceversa, se noi volessimo fare una bella pizza in teglia alla romana, lì dovremmo dare tanta corda, amici miei. Quindi faremo l'impasto con la spirale che dà già un glutine forte e stretto, poi dovremo fare le pieghe sul banco, poi dovremo dare una bella perlatura, ripeterlo ogni 15 minuti, 2-3 volte. Facendo quello noi avremo un grado di corda nel nostro impasto con farina forte che va incontro alla necessità di dare la massima quantità di formazione di maglia glutinica per avere poi la massima esplosione in fase di cottura, quindi nel forno avremo questa esplosione mondiale di struttura ed è molto molto utile e necessario definire cosa fare. Quindi quanta corda dare, che tipo di incontro, anche voglio dire. Anche la tipologia di corda, poi lo vedremo dopo, avrà delle conseguenze. Grado di idratazione. Io devo decidere prima di partire che idratazione voglio dare. Questo normalmente già lo facciamo, normalmente senza fare una progettazione spinta come quello che vi sto proponendo stasera. Se voi volete fare un grado di corda un po', cioè una progettazione anche basica, proprio di quelli che fanno anche senza pensarci troppo, la prima cosa che mi viene in mente è quanta acqua ci devo mettere nel mio impasto. E perché? Perché cambia tutto. Se facciamo una pizza contemporanea, napoletana contemporanea, voi sapete andiamo verso i 75, 80, anche di più alcuni. Se volete andare verso la napoletana tradizionale, scendete intorno a 60, un po' sotto, un po' sopra, e andate benissimo. Se andate verso la pizza in teglia, là non ci sono limiti, se andate verso la focaccia al priore, che sta avendo successo, amici miei, voi non potete capire, stiamo preparando questo evento per settembre, che sarà il decennale della pizza, della focaccia pugliese, la focaccia al priore, che nacque per un caso, facciamo prove di idratazione e partì questa ricetta che poi ha avuto così tanto successo e che mi ha reso così tanto orgoglioso perché è proprio buona, è una cosa che vi conviene provare e la stiamo preparando come un evento per settembre e sarà molto carino. Parteciperemo in tanti alla realizzazione di questo impasto, quindi vi divertirete. Cerco di alzare la voce anche se non è semplicissimo, anzi mi domando se non sia il caso di dare un mini break per avvicinare un po', la camera e Allora, così ridurre. fermo. Fermi tutti, andiamo a fare una sospensione del video? No, 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 senza continua. sospensione. Tenetevi forti e seduti stretti alle vostre sedie perché si sta muovendo tutto il pianeta. Eccoci qua. Allora, vai. Vado, dove devo Sì, andare? tranquillo. Così? Sì, prova. Ok, siamo più vicini, quindi mi dovreste sentire anche già meglio. Quindi, grado di idratazione a seconda del prodotto scelto, avrete un tipo di idratazione che vi andrete ad annotare. Ognuno di questi passaggi va annotato, quindi voi dovrete individuare qual è il prodotto napoletana, tradizionale, contemporanea, tonda romana, scrocchiarella, basica, quella famosissima che fanno a Roma, un po' alla Pinarletto per intenderci. Oppure vogliamo fare una teglia, una pala romana, pala dei forni romani, quello che vogliamo noi. Ci andiamo a giocare sulla base di quelle e ce l'annotiamo. Poi scegliamo l'individuazione delle caratteristiche, è il cornicione così, gonfio, oppure basso, oppure quello, oppure quell'altro, più macro, meno macro, non è importante, la forma invece è un po', diciamo, ambrata e basica. Ok, so, ve li scrivete. Senza sale, lievito specifico, oppure altre caratteristiche che voi personali scegliete di dare, e poi partite con biga, senza biga, con polish. Quello che scegliete ve l'annotate, fatta con la biga e poi vedremo anche che tipo di biga, la biga Giorilli, la biga falsata, soprattutto per la napoletana. La biga falsata ha avuto un gran bel successo, quindi ce la giochiamo bene. Poi, grado di incordatura, abbiamo detto quanta corda dare e ve lo scrivete, molta corda, poca corda. Se fate la napoletana tradizionale, non fate molta corda, non la potete fare, vi trovate la gomma poi, come tanti, no, alcuni veramente, per fortuna, solo alcuni grandi nomi hanno avuto questo problema. Grado di idratazione, ve lo scrivete, scegliete quello che è in base alle vostre definizioni iniziali, poi definite la tipologia di farina. Adesso infilate la farina, scegliete la farina sulla base di quello che avete deciso prima, non che arriva a casa la farina o avete comprato la farina e poi decidete che ci faccio, mo? Perché hai comprato quella farina, che ci volevi fare? E andavo un po' a poco. Ma diciamo, ripeto, giocare con quello, noi giochiamo ragazzi, noi facciamo un gioco, non siamo qua a impazzire, a farci del male, stiamo a divertirci, quindi va bene pure il gioco
ma è ossa farina che ci faccio, va bene pure quello. Però normalmente scegliete da qui e stabilite la farina, quale tipo deve essere in base a quello che voi volete fare. Anche perché normalmente, fatte salve poche eccezioni, la tipologia di farina è rapportata. Non lo sapete, ma dietro quella telecamera succede di tutto, ragazzi. Succede veramente di tutto, succedono cose che non potrò mai raccontare. Ok, andiamo avanti. Quantità di sale, anche questo sulla base eventuale di difficoltà, oppure di cultura, per esempio gli Umbri, voi lo sapete, sono tanto delle care persone, ma anche i Toscani, sono persone meravigliose, sono un popolo, anzi due popoli splendidi, hanno questo piccolo difettuccio di fare gli impasti senza sale. Chiaramente l'impasto sciapo non è proprio il top del, o addirittura viene chiamato sciocco, ci sarà un perché se viene chiamato l'impasto sciocco. Loro prediligono, anzi richiedono espressamente che sia privo di sale, quindi se voi lo volete dovete andarlo a segnare e definirlo. Argomento molto delicato viene ora: quantità e tipologia dei grassi. Allora, noi ci siamo detti tante volte a che serve il grasso. Uno dà certi tipi di grassi, danno degli effetti, altri ne danno altri. Quello più importante per la napoletana, la sugna, che è un particolare tipo di strutto, la sugna dà luogo a un impasto completamente privo di gomma. Ha un aroma un po' particolare, alcuni piace, altri lo odiano, altri per motivi loro personali, culturali, odiano l'idea di mettere il grasso nell'impasto, per esempio quelli che hanno fatto la STG, la Verace, preferiscono metterlo nell'impasto, tanto i cappelli non lo fate, amici miei, e sto contento per voi, ma questo non vuol dire che sia una regola, lo potete tranquillamente fare e godervi il vostro impasto con l'olio dentro, perché nessuno ce lo vieta, non viene nessuno col cartellino giallo a ammonirci. Però sappiate almeno quali sono gli effetti. Quindi per esempio per il lievito, se voi mettete il grasso tipo la sugna, azzerate la gomma. Se voi avete una difficoltà, per esempio avete solo una farina molto forte, dovete fare una napoletana e sapete che comunque andate incontro a un rischio gomma, se non vi crea altri tipi di problemi, poi metterci un chicco di sugna potrebbe risolvere l'eventuale rischio, evitare il rischio corda troppo eccessiva, quindi anche il rischio gomma. Ma non è l'unico grasso, se voi mettete... Ciao Salvatore Grasso, Salvatore Grasso, uno dei grassi più importanti di Napoli. Se voi mettete l'olio avrete un effetto un pochino diverso, l'olio dà una leggera croccantezza, l'olio dà una coloritura particolare, un profumo particolare, l'olio Evo. L'olio di semi invece dà una leggera sofficità marcata, un po' più marcata verso la sofficità. Quindi a seconda del tipo di grasso voi avrete un effetto differente al vostro prodotto. Andiamo oltre, andiamo avanti rispetto agli impasti, non è ancora, siamo più o meno alla metà delle scelte, sono a 15, siamo a 10, un po' di meno. Quantità e tipologia dei lieviti, e ce lo siamo detto, c'è chi odia il lievito di birra, chi lo considera come il diavolo, odio il birra fa male, dobbiamo metterne a 0,00, se te ne serve 0,00 qualcosa va bene, ma se ne vuoi mettere di più perché ti serve, non è che succede qualcosa. Io per esempio la pala del priore, lo sapete, metto 5/10 grammi di lievito di birra per un chilo di farina, perché faccio la pizza a 3 ore, mi funziona bene, non mi lievita nella pancia come dicono tante persone. Lo ricordo, la faccio mangiare a mamma mia che ha 91 anni e la mangia tutti i giorni con sua grande soddisfazione e mio grande orgoglio, quindi non ci sono questi problemi del lievito che lievita in pancia, questo è cazzato. Quindi scelta dei lieviti, se vogliamo fare una lievitazione mista, un lievito naturale, lievito naturale, che tipo? Ah, ragazzi, noi faremo almeno una puntata sul lievito naturale, ma forse ne faremo di più. Una puntata certamente se la merita, in via esclusiva il lievito naturale, è il prodotto più bello forse di questo mondo, è qualcosa che ha veramente che una bellezza intrinseca, contenuti di sapori, profumi, meraviglie, risultati che nessun altro prodotto riesce a dare. Poi sembra dotato, è dotato di vita propria, per cui chiaramente dà ancora più soddisfazione. Ok. Allora scusami, ti interrompo al volo, ho una domanda di una signora, di Rosa, caramba, che dice, si può fare la biga con il lievito naturale per fare il pane? Sì, puoi fare la biga come ti pare. Guarda,
Rosa, allora se vuoi sapere dal punto di vista tecnico, la risposta è sì, e poi ne parliamo pure. Se vuoi sapere perché esiste o se vale la pena o se ci sono delle leggi che lo vietano, lo regolamentano, non c'è niente che lo regolamenta. Tu devi sentirti libera di fare tutti gli esperimenti di questo mondo, fra i quali c'è la biga fatta con lievito naturale. La fanno più di una persona, alcuni dotati anche di un buon senso di autoflagellazione uniscono la biga fatta con... O quindi, voi pensate, uno si deve fare lievito naturale, lo deve nutrire, bla bla bla, lo porta in forza, è una cosa complicatissima portarlo in forza in modo scientifico. Poi ne parleremo, la vita dei lievitisti è una vita fatta di ansie, di angosce, di misurazioni certosine. Ma oltre al lievito poi si va a fare la biga, che è un altro intervento, e alcuni aggiungono a quello sulla parte residua, aggiungono anche una parte di autolisi, quindi si complicano ulteriormente la vita, perché, quindi cara Rosa, sì, si può fare, francamente non c'è mai stato, diciamo, una verifica sulla convenienza di fare questo tipo di operazione, però io ti consiglio comunque di provare, perché, ripeto, è proprio da questi test, da queste prove strane che escono le sorprese, che escono le vie nuove, che sono quelle che rendono poi così ricco il nostro mondo, dei lievitati, dei forni e tutto il resto. Ragazzi, è una vita bellissima questa qua, è un divertimento troppo sano, naturale, quindi Rosa, vai, prova e divertiti. L'unica cosa, ricorda, biga fatta con lievito naturale significa una buona importanza, cerca di usare un lievito molto ben tenuto, non troppo forte, perché il lievito troppo forte sbracherebbe la biga, che a sua volta poi andrebbe a sbracare l'intero impasto. Quindi cerca di evitare al minimo le possibilità di dare questa efficacia, di questo effetto, portando in qualche modo a utilizzare il lievito nella sua fase molto giovane, quindi quando è ancora ben fresco, poco acido e quant'altro. Tecnica di impastamento, e qua si apre tutto un pianeta. Allora, per tecnica di impastamento si decide che cosa dovete fare quando impastate. Questa può essere una scelta obbligata, non ho macchine a casa, quindi mi restano le sole mani, e a quel punto che tipo di impasto posso fare? A mano posso fare quello tradizionale, il non-idi semplificato, sapete, ce n'è più di uno. Quindi il risultato è scegliere bene qual è la tecnica che secondo voi va meglio. Prima, scusate, io bevo un attimo perché sono un vecchio ubriacone. Allora, prima, con le vecchie modalità di realizzazione del non-id, era quasi fatale che con bassa idratazione si finisse verso i grumi. I grumi erano come degli avvoltoi messi, nascosti, appostati alle spalle di quelli che facevano i poveri pizzaioli che facevano l'impasto, e che non appena si distraevano, zac, intervenivano e distruggevano tutto il risultato. Quindi con la vecchia tecnica non si poteva fare. Adesso con la nuova tecnica, il non-id semplificato che abbiamo messo a punto insieme a Francesco Priori, alveolo per chi se lo volesse ricordare, abbiamo messo a punto un sistema che velocizza, semplifica e, diciamo, ottimizza il non-id fino ad azzerare il rischio dei lieviti e dei grumi. E questa, ragazzi, è una cosa importantissima, è un gran bel risultato che abbiamo ottenuto. E ricordatevi, se volete fare quello, fate questo sistema semplificato che abbiamo anche messo in vari video, ma ne faremo un altro a breve. Quindi, quella è un'ipotesi. Se no potete fare l'impasto tradizionale classico napoletano. Guardate che io lo faccio fare sempre ai corsi, quindi quelli di voi che mi hanno conosciuto ai corsi sanno bene che al corsi napoletano fare l'impasto tradizionale è un momento importantissimo, perché il risultato è perfetto, è fra i migliori possibili con il nostro splendido, con la nostra splendida tecnica di impasto. Perché l'impasto tradizionale azzera il rischio gomma, fa un impasto che ha un punto pasta fra i migliori possibili, è meraviglioso, è buono, 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 ha un effetto meraviglioso. Tanto che la famosa prova dito, no? Che affonda, non deve riempirsi subito, perché altrimenti vuol dire che la maglia è in tensione. Se invece noi la facciamo affondare, resta il buco rilassato, ma poi anche dalla sensazione che proviamo durante la fase di affondamento del dito ci dice molto della qualità dell'impasto. Quindi avere un impasto fatto a mano con quelle qualità significa avere di fronte uno degli impasti migliori. Non per niente ci sono persone come Franco Pepe che pagano
dei personaggi per fare l'impasto fatto a mano, lo fanno solo a mano, non è proprio pizzeria, centinaia di pizze a sera, ci sta l'omino che impasta a mano, è un lavorone terribile. Io ci sono stato in pizzeria Franco Pepe, è bellissimo, andateci se capita, che è molto divertente. C'è una bella saletta, tra l'altro all'epoca aveva una luce strana, non so se era una luce gialla, ma era colorata, non era una luce bianca normale, e dentro c'era il poveretto che ha detto all'attività di impasto. E stava lì tutto il giorno. E davanti a lui, fra la saletta e la sala dove mangiavamo noi, c'era una vetrata, un'unica enorme vetrata, non c'era una parete, era un vetro. Quindi tutti quelli che mangiavano la loro pizza guardavano quel poverino che intanto stava là, girava e impastava, poi a grandi quantitativi, quindi non era roba da poco. Come se non bastasse, siccome c'aveva anche il piano superiore, la pizzeria, era stata messa una telecamera che mostrava, poi proiettava sulla parete del piano di sopra, sembra la stessa scena dell'operatore che stava lì e impastava. Perché si fa questo? Ovviamente per motivi anche di immagine, ma fondamentalmente perché la qualità è migliore. L'impasto fatto a mano per la napoletana è una delle cose più buone che si possano fare, quindi ha senso ancora parlare di quello. Ma non è l'unico, abbiamo detto c'è il nonito, c'è il nonito semplificato, il nonito quello tradizionale, il gimlay, c'è questo semplificato che abbiamo messo a punto noi, c'è quest'altro sistema, quello tradizionale, che non è solo quello della napoletana, pensate anche all'impasto dell'alta idratazione, pieghe, pirlature. C'è tutto un pianeta. Ma se non decidiamo di fare l'impasto a mano, ci resta l'opzione macchina. Quale macchina? Allora, questo comporta una serie di scelte preliminari. Quanti soldi abbiamo? Perché se abbiamo tanti soldi, ce le compriamo tutte: la planetaria, la spirale, la braccia tuffante, la forcella, ce le compriamo tutte quante. Se invece tutto questo non è consentito per vari motivi, compreso anche quello dello spazio, allora chiaramente dobbiamo fare delle opzioni, sì, no, questa sì, questa no, o queste due sì, queste altre no. E molto dipende da quello che noi preferiamo fare, perché la spirale ha delle caratteristiche per cui l'impasto fatto a spirale tende, ricordatevi questa, tende a essere glutine corto, a maglia molto forte, quindi per esempio va benissimo per una pizza in teglia, una pizza alla pala romana, alta idratazione, un impasto per una contemporanea va benissimo. Per la napoletana già la spirale rischia di produrre risultati di sviluppo glutine, quindi sviluppo gomma. E allora se dobbiamo fare la napoletana, se dobbiamo fare una teglia va benissimo la spirale, va benissimo la spirale, va benissimo anche la braccia tuffanti, perché sviluppa un bel glutine anche molto lungo, quindi ottiene un risultato di avere una bella pizza molto estensibile, molto piacevole alla vista e anche poi al morso. È importante. Se invece noi dobbiamo fare un qualcosa di differente, facciamo una napoletana, e allora o andiamo, se abbiamo la disponibilità, la forcella e la morte sua, se no dobbiamo utilizzare una planetaria o una braccia tuffante. La braccia tuffante, come dicevo prima, ha una splendida formazione di glutine, quindi va benissimo per fare una napoletana. Molti pizzaioli napoletani tutt'oggi hanno delle gigantesche braccia tuffanti, ma sono enormi, vasche quanto questa scrivania, molto grande e molto molto buona nel risultato. Se no, dovessimo usare altre macchine tipo la planetaria o peggio ancora la spirale per la napoletana, dico solo per la napoletana è peggio, in quel caso dovremmo avere certe accortezze, quindi ridurre la quantità di sviluppo del glutine attraverso dei trucchetti. Per esempio per la planetaria useremo il gancio che non raccoglie tanto impasto, lo faremo lavorare con grandi quantità in immersione all'interno dell'impasto e appena vedremo che tutta la farina è rimasta bagnata, si è formato un ammasso grumoso, quello lo porteremo a farci una bella pizza con poco sviluppo di glutine. Quindi sceglietevi la macchina sulla base di quelle che sono le vostre normali pizze. Se no, attivatevi per fare le contromisure se la macchina non fosse ottimale per quel tipo di impasto. Poi che più? Tempistiche di maturazione. Ah, e allora, se vi piace una pizza napoletana tradizionale, quella 6, 8, 10 ore è più che sufficiente, perché la pizza napoletana tradizionale, quella proprio antica antica, è un diretto a 12 ore, per dire. Mi fate quella e ritroverete nel diretto a 12 ore quei sapori che le lunghe maturazioni tendono a coprire e direte: ah, questa è proprio la pizza che mangiavo qua, e vi tirerà fuori i sapori, i ricordi, come sempre, gusti, sapori e profumi
hanno sempre quell'effetto bellissimo sulla memoria di riportare alla luce ricordi semisopiti, seminascosti, sepolti. Quindi cercate in qualche modo di provare a variare i vostri prodotti, non fate sempre lunghe, lunghissime maturazioni, sono buone, sono belle, per l'amor di Dio, danno un panel ricco, un ventaglio di questioni organolettiche, però anche un bel diretto a 12 ore dà dei sapori e dei profumi che hanno la loro grande dignità. Se fatto bene, un impasto a 12 ore è buonissimo, veramente buono, proprio piacevole. Ma questo non per dire che le tempistiche devono essere brevi, anzi, io personalmente non vado sotto le 48 ore, quindi faccio per esempio pasta di porto 24 ore più 24 ore l'impasto successivo, quello che viene chiamato rinfresco, impasto principale. Bene, in quel caso io faccio 24 più 24, minimo 48, ma in realtà vado anche oltre, faccio un 72 ore, quindi 24 più 48. Quelli sono impasti abbastanza frequentati da parte nostra. Perché? Perché l'attività degli enzimi, vi ricordate che abbiamo parlato degli enzimi, quelle strane entità che vanno in giro come delle forbicine a tagliuzzare le macromolecole dell'amido e del glutine e a trasformarle in molecole più piccole, tipo zuccheri semplici nel caso dell'amido o degli aminoacidi nel caso delle proteine. Quando ogni volta che questi tagliuzzano, spezzano una molecola si rompe come un pezzetto di vetro, quindi lascia anche dei frammenti al momento in cui si spezza. Quei frammenti sono i profumi, gli odori, i sapori che noi andiamo a percepire successivamente, sono dati proprio da quei frammenti. Quindi chiaramente avere una buona attività enzimatica significa ottenere un risultato che dal punto di vista dei profumi e dei sapori è molto ampio, molto complesso, articolato, piacevole, stupisce avere tutti quei profumi. Voi lo sapete, se prendete un impasto di pizza, lo bagnate, lo fate un impasto appena finito e lo sentite al profumo, ha la sua caratteristica profumazione. Se lo pigliate e lo mettete in frigorifero 48 ore, quando lo tirate fuori ha tutt'altro profumo. La biga, l'attività di profumo sviluppata dalla biga è fortissima. Quindi a seconda delle attività enzimatiche, la biga ha subito l'attività enzimatica, quindi se voi avete una buona attività enzimatica avrete un ricchissimo sviluppo di profumi e sapori. Quindi anche questo va tenuto conto. Quanta maturazione devo dare a seconda del tipo di prodotto che tu vorrai avere. Se vuoi avere una napoletana tradizionale dei primi del Novecento, ti fai un bel diretto a 12 ore fin dalla discussione. Se invece vuoi farti una cosa alla Bunci, allora chiaramente dovrai fare la biga, il preimpasto, poi l'attività di rinfresco dopo, eccetera, e ti sviluppi verso un prodotto che ha una carica di profumi e di sapori ben diversa dal diretto di prima. Allora, siamo arrivati al punto 13, opzione frigorifero. Io l'ho messa separata, in realtà fa parte dell'arco dell'attività di maturazione, perché poi anche quello passa attraverso varie ipotesi. Il frigorifero è la più importante. Perché? Perché è una fase di temperatura controllata che è una sorta di tana libera tutti. Praticamente, ragazzi, quando vedete il frigorifero, vi siete salvo, libero, boom, vi buttate sotto al frigorifero. E state tranquilli che da quel momento in poi non correte più rischi. Il vostro impasto si ferma, l'attività dei lieviti rallenta fino quasi a fermarsi a 4 gradi, e l'attività enzimatica subisce anche lei un rallentamento, non si ferma, ma rallenta anche lei. Quindi voi avete una fase in cui, per le ore di grado, diciamo per dire 24 ore, avete una fase in cui per 24 ore l'attività di lievitazione resta quasi ferma. L'attività enzimatica procede ma più lentamente, il vostro impasto è fermo. È una specie di zona di salvezza, una zona di sicurezza, una camera di salvataggio dove voi mettete il vostro impasto all'interno e state tranquilli. Perché si usa? Perché l'attività enzimatica prosegue lo stesso e quindi la maturazione va avanti, mentre in qualche modo rallentiamo la lievitazione. Quindi, insomma, l'opzione frigo è quella che ci permette anche di usare una finestra di lievitazione che è quella fuori frigo più corta. E perché è importante? L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Ipotizziamo che noi abbiamo una temperatura ambiente di 22 gradi e ipotizziamo di fare uno sviluppo col calcolapizza per cui a 48, 24 ore a temperatura ambiente, a 22 gradi per fare l'impasto invece con 1,2 g di lievito. Se io invece di 1,2 g metto un 10% in più, quindi metto 1,3 g e 20 g, 1,3 g, 1,4 g di lievito, io dopo 24 ore ho un impasto mio esploso, cioè mi basta un 10% in più o in meno che mi rende l'impasto o sovramaturato o sottomaturato.
E questo è un danno abbastanza importante per noi, con un piccolo 10% di errore. Perché? Piccola quantità di differenza, ma lunghi tempi a alta temperatura. E lunghi tempi. Quindi un piccolo errore, ma su scala lunga, su tempistica lunga e su alte temperature, porta effetti molto importanti. Ma se invece noi facciamo un impasto e lo mettiamo in frigo per 20 ore e poi lo andiamo a sviluppare nell'arco di 6-8 ore, quelle 6-8 ore sono molto brevi rispetto alle 24 previste prima. Sono un quarto delle 24 ore, il che vuol dire che se io faccio un errore del 10% in più o in meno di lievito, cambia poco. Perché gli effetti saranno sì del 10%, ma su scala molto ridotta di tempo. Chiaro? Tutto il resto sarà bloccato dal frigorifero. Quella si chiama finestra di lievitazione. Ovviamente più la finestra di lievitazione, cioè l'attività in cui la temperatura alta consente grande attività di lievito, se quella finestra di lievitazione è ampia, un piccolo errore dà grandi risultati, grandi conseguenze. Se la finestra di lievitazione è corta, poche ore, un'enorme differenza di lievito non dà tutta questa enorme differenza di risultati. La prova sta nella pizza in teglia romana e nella pizza napoletana. Pizza napoletana, tutti i napoletani, tutti i pizzeri napoletani si fregiano dell'orgoglio di dire io non uso il frigo. E questo vuol dire io ho una temperatura molto ampia, una finestra di lievitazione molto ampia e sono così bravo che calcolo il lievito pur avendo una finestra così ampia. Mentre noi che facciamo per esempio la pizza in teglia, la romana, noi buttiamo in frigo 24-48 ore. Perché? Perché poi in quelle due ore in cui lasciamo la finestra aperta, tre ore massimo, di appretto, dobbiamo far raddoppiare il panetto, in tre ore. Ah, il panetto deve raddoppiare, da quando facciamo lo staglio a quando andiamo a stendere, due ore, tre, perché tanto dura il lievito, sul glutine. Se il glutine mi dura due, tre ore e poi si affloscia, è chiaro che in quelle due, tre ore devo fare il raddoppio. E se devo fare il raddoppio in due, tre ore, ci deve mettere tanto lievito. E come faccio a tenere a bada il lievito fuori da quelle due, tre ore in tutte le altre ore? Metto in frigo. Ed ecco perché il frigo diventa fondamentale, amici miei, fondamentale per molte tipologie di lievitazione, ma anche e soprattutto per molte tipologie di, come dire, tecniche e procedure di impastamento. Quindi frigo, bisogna decidere se utilizzarlo, in che misura utilizzarlo, quando. Per dire, ci sono scelte di frigorifero che prevedono delle ricette, il frigo appena finisci di impastare, impasti, finisci, boom, metti in frigo. La mia nuvoletta prevede che dalle 17 di sera alle 23, quindi 6 ore, resti a temperatura ambiente prima di andare in frigo. Temperatura ambiente si intende 22-24 gradi. 22-23 gradi. Si sceglie di avere quelle 6 ore per dare un primo avviamento dell'attività di lievitazione che poi viene fatalmente sospesa quando si mette in frigo. Quindi scegliete pure dove mettere il frigo perché non tutti lo mettono nella stessa fase dell'attività, della produzione. Siamo quasi addirittura arrivo, ragazzi, mancano pochi passaggi e ce l'abbiamo fatta. Restano due passaggi. Una è la stesura e la cottura. La stesura e la cottura dipendono dall'attività di stesura che voi volete fare. Nei corsi l'abbiamo fatto vedere, c'è la step a dire, che la stesura napoletana è abbastanza omogenea, più o meno, ormai si sta diciamo uniformando la tecnica, no? Lo slap sembra essere quella preferita, prediletta ormai di tutti, da tutti. Però per la teglia, no? La teglia è ancora una fase in cui noi abbiamo la stesura con la diteggiatura larga, la stesura con la diteggiatura molto stretta fatta con l'olio. Quindi abbiamo tipologie di stesura diverse che portano a risultati diversi a seconda di quello che voi volete fare. Se volete fare pizze con gli avvallamenti uno dopo l'altro molto stretti, allora l'unica è fare quella con l'olio e la diteggiatura stretta avete un effetto molto molto bello. Poi dipende anche dal tipo di prodotto che vi trovate di fronte, perché voi avete scelto una tipologia di stesura sulla base del progetto, poi il progetto in qualche modo subisce delle variazioni e voi vi trovate un impasto semicrollato. Chiaramente, vi ricordate quel momento splendido in cui Dani e altri riuscirono a mettere a punto la stesura delicata? Beh, la stesura delicata è un grande momento, ha segnato la differenza. Voi non avete idea quanti attacchi abbiamo subito per questa stesura delicata. E immotivati, forse frutto della gelosia, non lo so, però vi dico è stata veramente una brutta esperienza con brutte persone, quindi ci siamo veramente, diciamo, messi in chiaro queste cose. Quindi la stesura delicata è quella che modifica la stesura originale, prevede una
utilizzo della mano piatta sull'impasto, una stesura più fatta da sotto rispetto a quella molto pesante che utilizziamo quando il glutine è in buona forza, e dà dei risultati di ottimo compromesso rispetto alle condizioni pregiudicate da cui si parte. Quindi la stesura subisce anche di quanto. La cottura, amici miei, la cottura è fondamentale. La cottura è quella che permette l'espansione dei gas che noi abbiamo prodotto nella fase di lievitazione. Voi sapete che i nostri gas vengono prodotti e catturati dal glutine, quindi stanno all'interno del nostro impasto. Se li lasciamo così come sono, l'impasto non si muove, ma se lo mettiamo a caldo il gas si dilata e abbiamo la nostra fioritura in forno. Ovviamente la napoletana ha una fioritura brutale, con una temperatura assurda, parliamo della napoletana 450 eppure più, oltre 500. Anche su questo stiamo preparando delle sorprese, cari amici, che veramente cambieranno il mondo della panificazione. Io sono veramente convinto che stiamo facendo cose bellissime, che sarò orgoglioso di presentarvi e di farvi vivere insieme a loro. Bene, allora, se riusciamo a capire questa differenza di cottura, quali conseguenze ha, a seconda degli effetti che noi vogliamo, sceglieremo un tipo di cottura, elettrica oppure forno a gas. Ora sono usciti tanti di quei forni a gas che con poche lire riuscite ad avere una qualità di forno, di calore erogato pari e simile a quello del forno a legna, quindi veramente riusciamo a ottenere cose che 10 anni fa mai avremmo immaginato, quindi va benissimo. Ultimo passaggio, siamo addirittura all'arrivo, scelta dei condimenti e il loro inserimento. È importante, perché quando noi andiamo nel forno col nostro impasto bello steso, a seconda di quello che dobbiamo fare, di che tipo di prodotto dobbiamo fare, che tipo di condimento dobbiamo dare, dobbiamo scegliere anche quando inserirlo. Per esempio, per il pomodoro, che è un condimento principe all'interno delle nostre pizze, nella napoletana, voi sapete, c'è tutta quell'attenzione di fargli sfiorare l'interno del cornicione, in modo che poi in cottura il cornicione si apra, fiorisca, e la parte interna leggermente bagnata di pomodoro diventa leggermente vetrificata, traslucida, molto bella come effetto. Nella pizza in teglia qualcosa di simile accade, perché il pomodoro steso prima di andare in cottura porta quella leggera vetrificazione, cioè aiuta a ritardare la masterizzazione dell'impasto dovuta al calore, perché l'umidità rallenta questa masterizzazione e quindi permette di fiorire di più. Molto spesso le pizze colorate, quelle teglie colorate fatte al forno, nella fase di cottura ottengono una coloritura migliore, una fioritura migliore, se fatte col pomodoro, se condite col pomodoro, perché ha questo effetto. Quindi sceglierete se mettere la mozzarella all'inizio, metterla dopo, nella seconda fase, se fare le precotture. Ragazzi, la progettazione, e qui vado verso la conclusione, la progettazione, come l'ho definita in questa chiacchierata, è solo parziale. In realtà, per esempio, scegliere altri parametri non ce lo vieta nessuno. Dobbiamo fare una precottura? Sì, no, perché? E perché dipende da che prodotto dobbiamo fare. Se dobbiamo andare, abbiamo fatto quell'evento bellissimo, e qui ancora non mi stanco di ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato, gli sponsor che ci hanno dato le risorse, ma soprattutto lo spirito dei medici, degli infermieri che hanno partecipato a quell'evento in cui abbiamo regalato le pizze. Abbiamo fatto 3.000 pezzi di pizza, tanta roba, ragazzi, abbiamo regalato 3.000 pezzi di pizza a tutti quelli dell'ospedale di Tor Vergata, del Policlinico, ed erano tante persone. E abbiamo visto loro che si commuovevano quando li abbiamo ringraziati per quello che hanno fatto, quando gli abbiamo detto che noi siamo, non abbiamo dimenticato il loro sacrificio, la loro attività, abbiamo dimenticato le persone che hanno sacrificato anche la vita per questo. È chiaro che un pezzo di pizza diventa ridicolo rispetto come ringraziamento, ma è quello che noi facciamo, è quello che più ci è caro nella nostra vita, nella nostra passione, e quindi offrirlo a loro è stato il nostro gesto, il nostro simbolo. Ecco, ancora oggi ricordare queste cose e ricordare che se noi facciamo un evento di quel tipo dobbiamo fare per forza delle scelte obbligate. Precottura sì, tipi di farina, tipi di cottura, tipi di condimento, sono tutti rapportati a quello che è il prodotto che dobbiamo fare, come lo dobbiamo utilizzare. Quindi chiaramente, per esempio, la precottura, noi non abbiamo neanche parlato, ma è una cosa importantissima che andrebbe gestita. E come queste ce ne sarebbero tante. Quindi io quello che
volevo invitarvi a fare non è tanto assegnarvi le cose che vi ho detto, che possono essere comunque una buona, un buon modo per partire, avere una buona, un buon punto di riferimento per individuare le cose da tenere sotto controllo, da prevedere. Ma in realtà quello che vi chiedo è di fermarvi e ragionare su quello che volete. Il gioco che facciamo noi deve restare un gioco, deve restare un divertimento, deve restare qualcosa che ci rende felici, ci regala un sorriso a noi e le persone che si mangeranno le nostre pizze, speriamo diano un buon sorriso. C'è stato qualche giorno fa un signore che ha postato una pizza sul gruppo con un lato un po' più cotto del resto della pizza, e è intervenuta la moglie poverina a dire: sarà colpa mia, ho sbagliato io, perché gli altri lo prendevano in giro, quel gruppo. Raga, non è così che funziona, non prendete in giro, apprezzate il fatto che quella persona abbia offerto ai suoi cari una pizza che poi non gli è venuta bene. Ma può succedere, è successo a tutti noi, non è che non abbiamo mai bruciato una pizza, ma chi siamo, a chi vorremmo raccontare queste cose? Succede a tutti, quindi apprezzate l'atteggiamento. Lo spirito di quel signore, secondo me, era quello giusto. Lui meriterebbe la medaglia di confratello dell'anno per questo suo atteggiamento. È proprio quello di offrire una cosa buona alle persone che amiamo. Quindi resti un divertimento, però all'interno di questo divertimento a noi piace fare le cose fatte bene, e quindi progettarle significa avere una vista leggermente più lunga della classica che dice: oh, mi è arrivata sta farina, che ci faccio? Che non è proprio il massimo del divertimento. Anche quello può essere, ma mi raccomando, fate anche un po' di progettazione. Ve ne gioverete, vi divertirete di più, potrete tenere sotto controllo cosa funzionate e cosa no. Perché ricordatevi che la progettazione significa: ok, allora io decido di fare per questo tipo di cottura, per questo tipo di prodotto faccio una cottura a 1000 gradi. Va bene o non va bene? Come ha funzionato? Se è bruciata fuori ma sta cruda dentro, allora la cottura a 1000 gradi non va bene, cambiala. Questo significa tenere la possibilità di verificare il feedback. Vedi, le persone colte fanno così, mi hanno suggerito feedback. Feedback significa informazione di ritorno. Quindi se riusciamo a ottenere tutto questo, sicuramente vivo. Ce l'hai ancora? Sì. Faremo qualcosa di più bello. Bene, se non ci sono domande, io vi ringrazierei. Allora, no, domande no, sono tranquilli, tranquillissimi. L'unica cosa che c'era una ragazza che mi scriveva in privato, che mi diceva se puoi mettere alla fine, dopo casomai lo copi, i punti proprio della progettazione. Sì, sì, sì. Lo metteremo come commento, quindi troverete tutti i dati. Ma non mi scordate, io sono un po' in arretrata di questo, mi scuso, ma tutti questi video li metteremo su Facebook, su YouTube, in modo che sarà possibile commentarli anche da lì e avere uno strumento un po' più semplice da ricercare, perché poi lo sapete, questi video quando stanno su Facebook fanno delle strade un po' misteriose, seguono dei percorsi che non si sa dove le portano, e poi di ritrovarle è un po' difficile. Invece YouTube è molto più semplice e diretto da utilizzare sotto questo aspetto, e quindi passeremo pure lì, e anche lì metteremo questi 15 punti che, vi ricordo, potrete, dovrete modificare sulla base della vostra esperienza. Anzi, se poi magari c'è qualcuno che dice: oh, tu lo sai che cosa ho pensato, forse sarebbe bene aggiungere anche questo. Metteremo con vostro aiuto qualcosa di più carino. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata, fate sempre pizze spettacolari. E la prossima volta gli hai detto che facciamo? Allora, due o tre cose sulla prossima, le prossime volte. Come dicevo prima, settembre sarà un mese ricchissimo di attività e di eventi, ma prima di settembre ne abbiamo già delle cose nuove. Prossima volta ne faremo tutti i preimpasti. Parleremo dei preimpasti, ci riesco, ve li preparo, dovrei riuscirci, quindi probabilmente vi farò vedere la biga, il polish, la pasta di porto, forse anche un lievito naturale, anche se, ripeto, il lievito naturale credo che faremo una puntata a parte apposta per lui, perché già solo la gestione del lievito naturale è veramente qualcosa che cambia la vita delle persone. È importante, richiede parecchio impegno. Però, ripeto, almeno tutti i preimpasti li voglio vedere con voi settimana prossima. Biga, polish, pasta di riporto e probabilmente anche autolisi. Va bene? Vi auguro una buona serata. Ah, prossima volta, o comunque le prossime volte, stiamo organizzando anche una partecipazione eccezionale, di onore da parte mia, di Dani e Chiara a queste dirette, perché sono sicuramente meglio da vedere, da avere accanto rispetto a sto trombone. Però ragazzi, è triste, è bellissima barba che mi sono
modificata, è una cosa un po' più carina, sta andando verso... Tranquilli, lo picchio io. Grazie, ciao, buona serata e divertitevi.